Il nostro paese è stato sempre piuttosto ambivalente nei confronti del digitale. Entusiasmo e partecipazione per la possibilità di comunicare di più in maniera più ampia, ma anche molte resistenze quando si è trattato di applicare certe tecnologie al lavoro. Ci è voluta la pandemia per farci rendere conto delle potenzialità di certi strumenti, ma tanto vale prendere il buono di questa situazione. In questa corsa allo smart working però ci sono anche molti rischi. Non è automatico cambiare modalità e tempi, è qualcosa che richiede apprendimento. Intendiamoci, il concetto di smart working va ben oltre lo spostamento del luogo di lavoro dall'ufficio a casa. È qualcosa di più ampio, significa ridefinire il proprio modo di lavorare, di comunicare coi colleghi, di rapportarsi con l'organizzazione. Ma facciamo una forzatura, diciamo che smart working è lavorare da casa. Vi propongo un ragionamento in quattro punti che può aiutare chi sta affrontando in questi giorni questa situazione. Un modello che, guarda un po', si chiama proprio casa. La C sta per confini. Quando si lavora da casa, i normali confini lavorativi vengono stravolti, sia in termini di spazi sia di tempi. Quindi è necessario ripensarli, ricostruirli in maniera nuova, almeno a due livelli. Da una parte c'è un senso di isolamento rispetto a quello che è l'ambiente lavorativo abituale, rispetto al contatto con i colleghi. Ci si può, per così dire, in qualche modo sentire isolati, confinati a casa. Questo richiede una maggiore autonomia e anche la capacità di gestire la frustrazione che può derivare ad esempio dal fatto che i colleghi non sono sempre online, non sono sempre disponibili come vorremmo. Dall'altra forse una difficoltà addirittura maggiore, cioè quella di definire una sfera psicologica e fisica dentro un ambiente domestico che è fatto per altri obiettivi. Questo può creare difficoltà, può creare anche conflitti, essere fonte di stress, e occorre quasi un'azione educativa di quel sistema, del sistema domestico, e quindi qualcosa che richiede tempo e impegno. La A sta per abilità, o se volete in maniera più ampia, competenze. Qui riduco all'osso la questione e dico autonomi rispetto ai compiti, ma collaborativi rispetto ai problemi. Autonomia significa due cose. Da una parte la capacità di pianificare le attività, i compiti da svolgere. Dall'altra la gestione del tempo. Non sono esattamente la stessa cosa, anzi forse confonderle è un po' pericoloso. La prima è una capacità quasi tecnica, scompongo il lavoro in fasi in vista del raggiungimento di un certo obiettivo. Nella gestione del tempo c'è invece una componente personale, individuale, riguarda ad esempio l'attenzione che mettiamo nello svolgere una certa attività, oppure ad esempio la capacità di essere tenaci quando commettiamo un errore. Occorre quindi lavorare per essere autonomi su questi due piani, sia sul piano, diciamo in qualche modo, della articolazione del lavoro, sia sul piano della disciplina personale. Essere autonomi però non basta, non è sufficiente. I problemi di oggi sono troppo complicati per poter essere risolti individualmente. Occorre un approccio di gruppo, occorre collaborazione. E questo, se pensiamo allo smart working, significa sostanzialmente imparare a comunicare in maniera diversa. Nelle situazioni faccia a faccia, la nostra comunicazione viene continuamente supportata dal linguaggio del corpo, che ci aiuta a essere non solo più chiari, ma anche più attraenti, più interessanti. A distanza dobbiamo compensare questa mancanza, dobbiamo potenziare il nostro linguaggio rendendolo più ricco e interessante, magari imparando a comunicare con schemi e immagini. S sta per strumenti. Nello smart working gli strumenti non sono semplicemente tecnologie. O meglio, non ci conviene pensarli semplicemente come qualcosa di tecnologico, ma piuttosto come l'estensione delle nostre capacità, ciò che rende concrete le nostre competenze. La tentazione di continuare ad usare strumenti che conosciamo già è molto forte, come quando ad esempio utilizziamo una mail o tentiamo di farlo per creare un documento con
chiaramente non funziona. Dobbiamo saper padroneggiare fondamentalmente tre generi di strumenti. Strumenti di comunicazione, come Skype ad esempio, che permette di comunicare uno a uno o uno a molti. Strumenti di elaborazione dei documenti, tutti conosciamo Office, e poi strumenti di collaborazione, che sono quelli che permettono di lavorare a più mani su uno stesso contenuto. Oggi poi esistono ambienti come Teams, che in realtà mettono insieme queste tre generi di attività, questi tre generi di funzioni, comunicazione, elaborazione e collaborazione. Qui però, ripeto, la parola d'ordine è sperimentare, provare, senza appellarsi all'alibi che in fondo lo strumento che conosciamo già va comunque bene, perché se lo strumento è anche la nostra competenza, questo significa non sviluppare nuove competenze. L'ultima lettera è nuovamente una A, e in questo caso sta per antifragilità, un'idea, un concetto che potrebbe essere molto utile tenere a mente se parliamo di smart working. Il lavoro è cambiato molto negli ultimi anni e probabilmente cambierà ancora di più, più velocemente, in maniera più drastica nel prossimo futuro. È difficile pensare, immaginare dove ci porteranno certe innovazioni come quelle ad esempio legate all'intelligenza artificiale o eventi del tutto imprevedibili. Il coronavirus è un esempio drammaticamente lampante in questo senso. Negli ultimi anni abbiamo parlato spesso di capacità di gestire lo stress. Poi abbiamo messo in evidenza l'importanza di competenze come la resilienza, cioè la capacità di riprendersi dopo eventi traumatici o crisi. Probabilmente non sarà più sufficiente soltanto essere resilienti o gestire lo stress. Servirà la capacità di sfruttare le crisi per migliorarsi e per crescere in qualche modo, per ridefinire mentalità, strategie. È appunto questo che significa antifragilità, un atteggiamento mentale che fa di un momento di difficoltà un'occasione di sviluppo. Quindi ridefinire i confini, ripensare competenze e strumenti e sviluppare antifragilità per fare in modo che il lavoro abbia una nuova casa.